Anche l'imprenditore del tessile Brunello Cucinelli è stato ospite della 7ª edizione della manifestazione Ravennate Dante 2021. Ribattezzato dal Times Re del Kashmir, Cucinelli è noto in tutto il mondo per aver caratterizzato la propria impresa all'insegna dell'etica e del rispetto per i dipendenti. Lei ripete spesso che far profitto con dignità non solo è possibile, ma è un dovere. Come si fa? Ma devo dire che fui sempre ispirato da questo mio nonno, quando passeggiando in campagna vivevamo, alzando gli occhi al cielo diceva che Dio ci mandi il giusto vento, il giusto sole, la giusta nebbia, questa idea del giusto, quindi in qualche maniera il profitto, il dono in un modo giusto. Secondo me si può fare se ci si comporta bene con l'umanità, sentendoci custodi. Qui siamo in un luogo dove i nostri stimati francescani hanno costruito e costruirono progettando probabilmente a 1000 anni, non a 3 mesi o a 3 anni, ma a 3 secoli, anche a, forse a 2000 anni. L'importanza del saper fare, del saper realizzare con le mani è sempre più messa in discussione, e anche gli artigiani, come fare per rimetterli al centro? Beh, io credo che noi abbiamo fatto un grande errore con i nostri figli, abbiamo detto loro 2 cose importanti. La prima, abbiamo trasmesso l'idea di aver paura, l'obbligo di aver paura, e non ho capito perché. Quindi se sostituiamo la paura con la speranza tutto cambia. E il secondo, abbiamo detto loro, se non studi andrai a lavorare. L'abbiamo detto in un modo dando al lavoro le pene. Le pene, quindi al lavoro abbiamo tolto dignità morale ed economica. Da lì dobbiamo ripartire. Ma credo che stia cambiando molto gli ultimi 3 o 4 anni, perché lo si sente nei giovani, si è tornati a ridare dignità morale al lavoro, a certi lavori anche fatti con le mani, ai mestieri, come diceva Lorenzo il Magnifico. E mi pare anche che si stia tornando a dare dignità economica, perché è un po' più difficile immaginare che un giovane a 23enne, 24enne vada a lavorare facendo un lavoro abbastanza ripetitivo, perché quello artigiano è creativo per un verso ma a volte ripetitivo, e magari avendo anche un piccolo stipendio, sapendo che tra 3 o 4 anni il suo stipendio aumenterà di pochissimo. Quindi è da lì quella dignità morale ed economica da cui possiamo ripartire. Dignità del lavoro e, come ha detto adesso, dignità anche ai giovani, che purtroppo sempre più spesso sul lavoro la perdono proprio all'inizio. Lei invece crede molto nei giovani. Io sì, credo molto nei giovani, ma guardi, abbiamo fatto anche un altro errore, li abbiamo in qualche maniera consigliati ad investire in tutto ciò che è i servizi, no? Queste famose start-up di servizi, che poi ufficialmente dicono che ne falliscono il 94%, quindi a 23, 24, 25 anni tu hai iniziato un'attività che poi fallisce, ti porti sulle spalle il dramma del fallimento nella cultura italiana, che non è nella cultura magari americana, come succede loro a volte 3 o 4 volte, no? Chiudono le loro imprese e questi ragazzi si portano dietro questo. Allora io che cosa ho cercato di fare al paese? Sono 2 annetti che ci riuniamo, però vorrei parlare solo con giovani quali credono nei manufatti, quindi una sorta di start-up nei manufatti, perché noi siamo un paese manufatturiero. E da lì dopo dobbiamo ripartire, perché se tu innovi un manufatto speciale, forse non solo ti porterà successo per 20 o 30 anni, ma il mondo intero è affascinato dai nostri manufatti, e questo non vale solo per l'alimentare, l'abbigliamento o l'arredamento, ma vale per molti mestieri. A proposito di paese Italia, qual è il collocamento, il ricollocamento dell'Italia nell'ambito anche dei paesi emergenti? Qual è il suo ruolo, quale sarà il suo ruolo? Ma ne discutevamo ieri a Milano, guardi, incontrando una 60ina di investitori importanti che erano in Milano. Io credo che l'Italia stia vivendo una rinascita sotto il profilo morale, civile, spirituale, umano, religioso, e questo lo si sente anche grazie al nostro stimatissimo Papa Francesco, che appena eletto ci ricorda di essere custodi del creato. Però mi sembra che ci sia anche una rinascita economica, è chiaro. Dobbiamo accettare che certi manufatti di medio-basso livello non sono più di nostra competenza. Purtroppo non per colpa nostra, perché è cambiata l'umanità, perché abbiamo ridisegnato la mappa mondiale del lavoro.